Solitamente nella storia della scienza ciò ha portato o a grandi scoperte, come nel caso della meccanica quantistica, o a grandi cantonate, come nel caso dei raggi N del professor René Blondeau. Chi era René Blondeau? Arriviamo qui al secondo servizio che racconta l'incredibile storia dei misteriosi raggi N. Una storia molto istruttiva per capire quanto sia importante nella scienza, di fronte a fenomeni nuovi e inconsueti, cercare sempre la conferma sperimentale. Lorenzo Pinna, con la consulenza del professor Giorgio Dragoni dell'Università di Bologna, ha ricostruito questa vicenda che non finisce di stupire e che ancora oggi rimane esemplare per il suo insegnamento attualissimo in questi tempi di risorgenza di pseudoscienze. Questa città è Nancy, in Francia. 80 anni fa passava per la strada che porta all'università uno scienziato americano. Il suo nome Robert Wood. La sua meta, un laboratorio della facoltà di fisica dove un professore francese, René Blondeau, affermava di aver compiuto una rivoluzionaria scoperta sulle proprietà della materia. Lo scopo della visita, controllare questa scoperta e anche la possibilità che in un laboratorio scientifico si cada vittime della suggestione, dell'ambizione, del desiderio di essere famosi e si possano scoprire fenomeni inesistenti. Alla fine dell'incontro, la rivoluzionaria scoperta di Blondeau si rivelò essere uno dei più clamorosi errori scientifici del secolo. Ve ne raccontiamo la storia. Nell'Europa di fine Ottocento, molte importanti scoperte scientifiche si susseguono l'una dietro l'altra, specialmente nel campo della fisica. Becquerel rivela le radiazioni provenienti dai nuclei atomici. Thomson dimostra l'esistenza dell'elettrone. Röntgen scopre i raggi X. Da poco Maxwell ha sistemato in un'unica teoria fenomeni elettrici e magnetici. Ed è proprio in questi anni che Einstein lavora alla prima formulazione della relatività. È un periodo di grande fermento scientifico e fra gli scienziati che sentono questo momento straordinario c'è anche René Blondeau, direttore della facoltà di fisica dell'Università di Nancy. Blondeau è già noto nel mondo scientifico per un risultato minore ma importante: la dimostrazione che l'elettricità viaggia nei fili metallici a una velocità leggermente inferiore a quella della luce nel vuoto. La nostra storia comincia appunto i primi del Novecento. Blondeau sta lavorando coi raggi X quando, nell'autunno del 1903, fa un sensazionale annuncio. La scoperta di una nuova radiazione che chiama, in onore di Nancy, la sua città, i raggi N. Ma da dove provenivano i raggi N? Secondo Blondeau, questi raggi venivano emessi spontaneamente da certi metalli, come per esempio l'argento. Fra le proprietà principali dei raggi N c'era quella di permettere la visione nel buio e di aumentare lo splendore di deboli sorgenti luminose. Sulla scia di Blondeau, altri scienziati francesi non solo confermarono l'esistenza di raggi N, ma ne scoprirono altre caratteristiche. Praticamente questi raggi venivano emessi da tutte le sostanze, sia organiche sia inorganiche, tranne una, il legno secco. Su questo punto l'accordo era generale. Il figlio del grande Henri Becquerel, anche lui fisico, scopre che i metalli anestetizzati o narcotizzati con etere o cloroformio non emettono più raggi N. Queste bizzarre proprietà oggi ci sembra impossibile non abbiano immediatamente insospettito qualcuno. Ma il fatto è che allora anche i raggi X e la radioattività sembravano fenomeni stranissimi e non del tutto comprensibili in base alle teorie fisiche del tempo. Bisogna ricordare, infatti, che la concezione moderna dell'atomo fatto di un nucleo centrale e di elettroni non era stata ancora formulata. L'ammirazione per le nuove scoperte era tale che l'Accademia francese
si preparava a conferire a Blondlot la massima onorificenza. Ma proprio mentre il prestigioso premio Lalande sta per essergli consegnato, le cose cominciano ad andare di traverso per i raggi N. Involontari a causa dello smascheramento di questo abbaglio, non è uno scienziato, ma uno dei più importanti personaggi politici del tempo, il Kaiser Guglielmo. Venuto a conoscenza della straordinaria scoperta di Blondlot, il Kaiser ordina perentoriamente a un fisico dell'Università di Berlino, il professor Rubens, di riprodurre i raggi N nel suo laboratorio e di mostrarglieli. Il professor Rubens, con tutto lo zelo che l'ordine del Kaiser poteva avergli messo addosso, non ci riesce. I raggi N, nonostante i numerosi tentativi, non saltano fuori. A questo punto Rubens, fortemente preoccupato per la sua carriera, si confida con un amico, Robert Wood. Il fisico americano decide che l'unica cosa da fare è di visitare il laboratorio di Blondlot e di chiedere allo scienziato francese di ripetere in sua presenza l'esperimento dei raggi N. Abbiamo ricostruito il laboratorio di Blondlot e vedremo, con l'aiuto di tre attori, come il professore americano riuscì con abili mosse, quasi da prestigiatore, a dimostrare che i raggi N esistevano soltanto nella fantasia del fisico francese. La dimostrazione comincia e la conversazione fra i due fisici si svolge in tedesco, l'unica lingua loro comune. Blondlot prende un cartoncino dove sono stati tracciati alcuni cerchi con della vernice fosforescente. Dopo aver ordinato all'assistente di attenuare le luci, Blondlot tenta di convincere Wood che grazie ai raggi N emessi da un cubo di metallo è possibile osservare un aumento nella luminescenza della vernice. Wood sarebbe anche disposto a credere all'evidenza dei fatti, ma non riesce a vedere niente. Yes? Ja. Yes? Nein. E per controllare meglio, propone a Blondlot di annunciare ad alta voce, con la schiena voltata alla sorgente, le fluttuazioni di luminosità, mentre lui, con uno schermo, intercetta il cammino dei raggi N, bloccandone quindi gli effetti sulla vernice fosforescente. Blondlot non ne azzecca una e vede aumenti di luminosità quando Wood frappone lo schermo. Vede fluttuazioni perfino quando Wood sta fermo. Insomma, è proprio sfortunato. Fortemente insospettito, Wood ascolta con scetticismo le parole di Blondlot, che vuole adesso convincerlo che tenendo una sbarretta di metallo sulla fronte è possibile, grazie ai raggi N, leggere l'ora su un orologio posto in fondo al laboratorio e scarsamente illuminato. Anche Wood prova a porsi la sbarretta di metallo sulla fronte, ma l'orologio continua a rimanere scuro e illeggibile. Allora il professore americano chiede a Blondlot di ripetere l'esperimento con una piccola variazione. Sarà lui questa volta a reggere sulla fronte del professore francese la sbarretta di metallo. Blondlot, sicuro delle sue sperimentazioni, acconsente. Ma Wood scambia rapidamente la sbarretta di metallo con una riga di legno, secco naturalmente, che aveva adocchiato sul tavolo. E Blondlot, ignaro della sostituzione, continua a leggere l'orologio che crede illuminato dai raggi N. Ma il legno secco era appunto l'unica sostanza che, secondo Blondlot e gli altri scienziati francesi, non emetteva questi raggi. È la seconda prova per Wood che i raggi N sono un'illusione. Ma l'esperimento continua e questa volta Blondlot impiega un apparecchio che dovrebbe fornire una misura obiettiva dei raggi N. Lo strumento è uno spettroscopio modificato dallo stesso Blondlot. Durante i preparativi, Wood, approfittando di un momento di distrazione di Blondlot, toglie il prisma, cioè la parte fondamentale, senza la quale lo strumento non può funzionare. Eppure, una volta che le luci sono state abbassate e lo strumento opportunamente regolato, Blondlot, fatto straordinario, legge sulla scala i segni inconfondibili dei raggi N e anzi propone a Wood di controllare lui stesso l'osservazione. A questo punto l'assistente di Blondlot capisce che Wood ha manomesso l'apparecchio e chiama il suo professore da parte per rivelargli i suoi sospetti. Nel frattempo però Wood rimette il prisma al suo posto. L'assistente chiede a Blondlot di ripetere lui stesso l'esperimento. Convinto che Wood abbia tolto il prisma, dopo qualche tentativo l'assistente dice di non poter leggere nulla. Poi, per smascherare Wood,
controlla l'apparecchio e trova che il prisma è al suo posto. La dimostrazione è finita. Poco tempo dopo, sulla prestigiosa rivista scientifica inglese Nature, appare il resoconto della visita di Wood e questo articolo segna praticamente la fine delle ricerche sui raggi N. Ma come fu possibile che uno scienziato, una persona abituata alla verifica dei risultati, sia potuta cadere vittima di una simile illusione? Non solo. Com'è possibile che ci siano caduti anche altri eminenti scienziati? Ne abbiamo parlato con James Randi, uno specialista nel campo della suggestione. Blondelot rimase probabilmente vittima di una intuizione sbagliata, di un errore di osservazione o di entrambe le cose. Avere un'intuizione sbagliata o fare un'osservazione erronea non è poi così pericoloso né così raro. Direi che sono fatti che capitano nel lavoro degli scienziati. Tuttavia, se si applica il metodo scientifico, cioè se si eseguono correttamente gli esperimenti di verifica, alla fine si capisce dove si è sbagliato. Ma Blondelot, a un certo punto, abbandonò il metodo scientifico e si ritenne così esperto da non poter commettere errori. E questo fu il suo più grosso errore. Essendo poi affermato e noto, si trascinò dietro altri scienziati che si fidarono ciecamente della sua parola. Naturalmente questo momentaneo oscuramento del metodo scientifico coinvolse relativamente pochi scienziati. Gli altri, non riuscendo a replicare l'esperimento, cominciarono ad avere dei dubbi. Dalla vicenda di Blondelot direi che si può trarre una lezione, e cioè che la scoperta di un nuovo fenomeno è valida non quando uno scienziato l'annuncia, ma quando è possibile definire le condizioni per cui tutti gli altri scienziati siano in grado di poterla replicare ed osservare nei loro laboratori. Blondelot pagò a caro prezzo l'illusione di avere verificato la scoperta dei raggi N. Dopo lo smascheramento del suo abbaglio, fu colto da una gravissima forma di esaurimento nervoso che tormentò il resto dei suoi anni. E il desiderio di coronare la sua lunga carriera con una scoperta che gli portasse sicura fama ebbe una conseguenza paradossale, perché famoso in un certo senso lo diventò, se a distanza di tanti anni si ricorda ancora il suo madornale errore. Ma non era quella la fama che lui voleva.